Uno. Ci troviamo a Sedico per l'inizio di una nuova stagione per la pallamano Belluno Sedico e vi faremo capire perché lo chiamiamo così con lo sponsor, nuovo sponsor Firex. Allora, siamo proprio in casa della Firex, abbiamo qui con noi Mauro Favretti, nuovo Buonasera. sponsor, quindi un nuovo sponsor per questa società e quindi presentati un pochettino. Sì, diciamo, presento Firex più che me. Noi non siamo nuovi nel mondo delle sponsorizzazioni sportive. Molti ci conoscono già perché lavoriamo con l'Atletica, l'Atletica Belluno, e sponsorizziamo anche altre attività giovanili con una società che si chiama Pomidottone. Tutte società molto dedicate al mondo dei giovani e dell'infanzia. 5 anni fa abbiamo scelto l'atletica perché l'atletica è uno sport molto democratico, lo definiamo noi. Tutte le tipologie di atleta può partecipare, se sei un po' più robusto, un po' più alto, un po' più veloce, ci sono varie discipline. Ci siamo concentrati molto in questo, ci siamo concentrati nelle attività di Pomidottone e poi nel tempo è arrivata questa proposta, questo nuovo progetto molto interessante della pallamano e ci siamo riusciti a convincerci e quindi abbiamo deciso con quest'anno di partecipare molto attivamente a questo nuovo progetto. Mi piaceva molto questo tuo dire che l'atletica è molto democratica, Sì. no? Ecco, è una cosa particolare, ma è vera. Quindi tu Sì. facevi un esempio nel dire se uno magari è un pochettino, non proprio longilineo, non proprio perfetto, Esatto. ha comunque dello spazio per fare dell'attività Certo. anche lì. Allora io mi chiedo un attimino, e accanto a te abbiamo l'allenatore, uno degli allenatori, il responsabile degli allenatori della Pallamano Belluno, Omar D'Ambros. Ciao Omar, ma Ciao. dico, anche nella pallamano possiamo dire che tutti possono venire a giocare? Assolutamente sì, la pallamano si lega molto all'atletica perché nell'atletica si salta, si corre e si lancia. Per cui, anzi, abbiamo un passo in più perché si fa gol anche, che nell'atletica invece non si fa. Quindi sì, è proprio uno sport indicato a tutti. Io ti lascio presentare chi è accanto a te. Qui accanto a me ho un amico, ex compagno e capitano della squadra, Tommaso Boranga. Perfetto, no, 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 non devi parlare, ti volevamo solo presentare, quindi tu puoi guardare intanto la nostra telecamera che è ripresa dal vostro direttore sportivo, tra le altre Edi Ortese che saluto, quindi siamo tutti qui Ciao a presenti, tutti. ma io ti ho fatto far vedere a tutti solo per un motivo in realtà, perché il nostro Mauro ci diceva che in realtà, insomma, nella tua Sì. famiglia eravate già stati presenti nel mondo della pallamano. C'è stato un precedente molto glorioso, se vogliamo definirlo così, nella stagione 94-95. La società Silco sponsorizzava la Pallamano Belluno e quell'anno la Pallamano Belluno vinse in nazionale, inaspettatamente, e quindi speriamo Ma di pensa ripetere. che non solo speriamo che si ripeta, il campionato è quello di Serie B, voglio dire, quindi è un campionato già molto importante, ma all'epoca, pensate un po', questo ragazzino c'era, era presente e si ricorda di esserci. Quanti anni avevi? Avevo 12 anni e ho fatto parte di quella spedizione e inaspettatamente siamo riusciti a portare a casa il titolo nazionale Under 18. Ecco, quindi vedete, tutto si lega e si lega anche per il fatto che siamo qui a Sedico. La pallamano Belluno Firex giocherà al Palasport di Sedico. Quindi l'appuntamento direi con l'inizio della stagione. Vi aspettiamo numerosi e grazie a tutti per questa presentazione. Grazie. Grazie, ciao.